Avete visto cosa è accaduto qualche tempo fa in Austria, allorquando si è verificato un incendio con conseguenze funeste, con morti, nei pressi appunto del TAG, il gasdotto TAG, il Trans Austria Gas Pipeline, che porta il gas russo attraverso il Tarvisio. Bene, si è verificato un incendio proprio nelle vicinanze, questo rogo, nelle vicinanze del gasdotto TAG. Questo in Austria. Nel frattempo, mentre in Austria accadeva questo, sapete tutti cosa sta succedendo in Italia e in Puglia in particolare, relativamente alle polemiche sulle opere appunto di TAP, il gasdotto destinato a portare il gas dall'Azerbaigian approdando a Melendugno. E allora questo timore per il TAP chiaramente è stato rinfocolato, è stato ovviamente portato a conseguenze maggiori dalla triste esperienza del rogo austriaco. Stiamo parlando di due gasdotti, seppure magari con caratteristiche differenti. E allora, io non voglio essere etichettato come una persona che fa parte del cosiddetto partito del no. Non faccio parte di quegli ambientalisti oltranzisti. Per me rispettare l'ambiente significa procedere con logica, e la logica dice che è assolutamente inconcepibile e grave che si possano realizzare opere appunto relative al TAP senza che vi sia appunto senza che siano previste le verifiche preliminari della direttiva Seveso. E mi sembra davvero così sminuente della problematica l'affermazione da parte del governo, da parte del ministro Calenda, allorquando dicono sì, ma stiamo parlando di un semplice tubo nella sabbia. Non si tratta di un tubo nella sabbia, signori cari. Avete visto cosa è successo in Austria. E allora è necessario innanzitutto che valga anche in questa fattispecie, valgano le verifiche previste appunto dalla direttiva Seveso. Infatti nel caso di TAP vi è l'assenza di una valutazione tecnico-quantitativa degli scenari incidentali, delle aree di danno derivanti, dei quantitativi di sostanze potenzialmente rilasciate o comunque presenti negli hold up al PRT, degli scenari di emergenza valutati e appunto concretamente pianificati. Cioè voglio dire che nella realizzazione di questa struttura non sono state appunto compiute queste valutazioni, non sono state date queste garanzie. E allora il ministro Calenda ha dimostrato, ministro per lo sviluppo economico, ha dimostrato ancora una volta attraverso le sue affermazioni di considerare in secondo piano rispetto alla produzione industriale la vita, la tutela della salute. Ecco, e voglio proprio citare le sue affermazioni, le affermazioni di Calenda, il quale dice: se avessimo il TAP ora, alla luce del blocco di quello che è accaduto in Austria, non dovremmo dichiarare l'emergenza per questa mancanza di fornitura. Dunque Calenda se ne frega altamente dei rischi relativi all'ambiente e alla salute e dice: a me servirebbe, al governo italiano serve, detto in parole povere, questo tubo, come lo chiama lui, serve appunto
questo gasdotto, perché se noi avessimo questo gasdotto ora non avremmo appunto problemi causati appunto dalla interruzione del gasdotto appunto austriaco. Il governo e Calenda ragionano in un'ottica di mera utilità. La salute viene completamente bypassata. Un po' lo stesso discorso che vale per l'Ilva. L'Ilva è una industria, è una realtà strategica ai fini per l'economia nazionale, e allora l'Ilva si deve salvare anche a costo di far morire i tarantini. Qui per l'approvvigionamento del gas ci serve il TAP, e allora poco ce ne frega, poco ci frega dei rischi relativi appunto a sciagure che possono derivare appunto da un gasdotto, come proprio è accaduto in Austria. E io ripeto, non voglio difendere Emiliano, come vedete lo massacro mediaticamente sotto vari aspetti, anche e soprattutto per quanto riguarda la questione sanitaria, però sul TAP come sull'Ilva mi trovo d'accordo e non posso assolutamente con Emiliano e non posso assolutamente giustificare le affermazioni davvero folli di Calenda, il quale dice: in Puglia c'è chi fa la guerra al TAP, alcuni intellettuali hanno invitato al sabotaggio con il governatore Emiliano che ha fatto ricorso al TAR pure su questo e lo ha perso. Bene ha fatto allora Emiliano a parlare di decisione incosciente del governo. E vi ripeto, io non sono assolutamente, non ho votato Emiliano e io ho criticato e sto criticando tantissima parte dell'attività appunto amministrativa del governatore Emiliano. Però su questo fatto, sull'Ilva, in precedenza l'abbiamo trattato l'argomento e in particolar modo sulla storia del gasdotto, io mi trovo perfettamente d'accordo con Emiliano, né tantomeno valgono certe affermazioni, ma questo ovviamente è, come dire, Cicero pro domo sua, in cui praticamente il country manager Elia del TAP afferma: da noi ci sarà solo un punto di passaggio, la cittadinanza potrà verificare. Dispiace appunto la mancanza di dialogo, e cioè il rappresentante di TAP dice: noi non lavoriamo il gas, è solo un punto di transizione e senza salto di pressione. Arriva già alla pressione di consegna, che è 75 bar. Il gas non viene gestito in pressione, non è così. Tecnicamente potranno anche valere le affermazioni di Elia, del TAP, però signori cari, cioè Taranto sta diventando una bomba industriale. Taranto potrebbe diventare Chernobyl, e non venitemi a parlare di procurato allarme, perché qui stiamo considerate l'Ilva e quello che l'Ilva è e rappresenta, e considerate l'Eni, e considerate la Cementir, e considerate l'inquinamento prodotto dalla Marina Militare, e considerate le discariche, e considerate Tempa Rossa, e considerate il TAP. Beh, signori miei, ditemi di grazia, cosa vogliamo fare di Taranto? Cosa vogliamo fare di Taranto? Ah, dimenticavo, anche per quanto riguarda l'aeroporto, naturalmente la destinazione deve essere industriale, ci deve essere la destinazione cargo, mica il turismo e i voli civili. Taranto condannata a morte dalla grande industria, Taranto condannata a morte dal governo Gentiloni e dal ministro per lo sviluppo economico Calenda, e vorrei essere smentito. Vi ho così evidenziato una serie di situazioni che purtroppo sono convergenti con il dramma industriale di Taranto, convergenti appunto a far sì che Taranto sia la pattumiera nazionale ed internazionale della grande industria. Thank you.
Senza bavaglio, informazione libera, sempre.